Ciao a tutti. Ciao a tutti, ben rivisti. Tra qualche minuto iniziamo. Ciao Piana Greta. Bene, io direi che tra un minuto iniziamo. Un minuto, alle 20:03 iniziamo la diretta di questo mercoledì. Ciao a tutti, ciao Simona, ciao Erasmo, buonasera, ciao Mauro, ciao Valeria, ciao Alfredo, Marilena, tanti amici sempre presenti, gli angeli del bello presenti, ciao Katia, ciao Monica, i fedelissimi. Partiamo! Iniziamo, torniamo in diretta in questo mercoledì 22 aprile per darvi degli aggiornamenti, sull'emergenza coronavirus e sulle misure che stiamo mettendo in campo come amministrazione. Allora, partendo dagli aggiornamenti, come sempre, del GORES. Perché credo che sia importante dare questi dati anche per capire le misure che dobbiamo mettere in atto successivamente. Allora partiamo dai dati e quindi abbiamo 273 casi positivi secondo il GORES, due in più rispetto agli ultimi 4 giorni in cui non abbiamo avuto nessun contagio nel Piceno, però mi diceva oggi pomeriggio il direttore Milani che riguardano due tamponi che sono risultati positivi, ma che già erano attenzionati dall'ASL, quindi non c'è nulla di nuovo. E all'interno dei 273 positivi, 273 positivi comprendono, ci sono comprese anche le 76 persone che già sono guarite, e quindi anche le 12 vittime che purtroppo ci sono state nel nostro territorio. Quindi il dato attualmente delle persone positive è sicuramente inferiore. Parliamo quindi di numeri stabili nella nostra provincia. Per questo motivo, insieme ad altri colleghi, abbiamo sottoposto al Premier Conte, una lettera di cui vi parlerò tra poco. La situazione comunque è in miglioramento nel complesso della nostra regione Marche, perché oggi abbiamo avuto su 1453 tamponi analizzati, abbiamo avuto solo 47 che sono risultati positivi, quindi è un dato ottimistico. I guariti dimessi sono saliti nella nostra regione a 1849 persone. Questi dati ci portano a quel documento che abbiamo inviato in questa mattina insieme ad altri sindaci, 14 sindaci della provincia di Ascoli Piceno.
Come sapete, qualche giorno fa uno studio condotto dall'Osservatorio Nazionale della Salute delle Regioni Italiane aveva previsto un'assenza di nuovi casi di positività da Covid nella Regione Marche non prima della fine del mese di giugno. Questo è stato corretto da più fonti, da varie fonti. Però ha suscitato l'allarme tra i lavoratori del nostro territorio, tanto che la Regione Marche ha subito provveduto ad effettuare un nuovo studio che ha evidenziato in realtà come il calcolo non fosse corretto e come lo zero alternato dei casi nelle Marche si registrerà tra il 25 e il 30 maggio. Questo è un dato importante e soprattutto ci ha spinto a mandare questa lettera. Per questo motivo abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocato Giuseppe Conte, un documento e abbiamo messo per conoscenza il Presidente dell'ANCI nazionale Antonio De Caro, il Presidente dell'ANCI regionale Mangialardi, il Presidente della Regione Luca Ceriscioli, che già ci ha risposto, e tutti i parlamentari eletti nelle Marche. Il documento è stato sottoscritto, perché molti me l'hanno chiesto, dai sindaci insieme a me, il sindaco di San Benedetto Pasqualino Pionti, il sindaco di Acquasanta Sante Stangoni, il sindaco di Arquata Leandro Petrucci, il sindaco di Cossignano Giancarlo Vesperini, Alessio Pier Simoni, il sindaco di Cupra Marittima, Enrico Piergallini, il sindaco di Grotta a Mare, Armando Falcioni, il sindaco di Maltignano, Massimo Narcisi, il sindaco di Monsampolo, Daniel Matricardi di Montalto delle Marche, Lucio Porrà di Montefiore dell'Aso, il sindaco di Montemonaco Francesca Grilli, Sergio Loggi, sindaco di Montepantone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi, sindaco di Ripatranzone, Fabio Salvi, sindaco di Venarotta. Cosa abbiamo chiesto in questo documento? In questo documento abbiamo chiesto che qualora si stabilisse per ciascuna regione date differenti per la fine del lockdown, i nostri territori non subiscano gli stessi ritardi o le stesse misure restrittive del resto della regione. Perché? Perché non è una questione di campanilismo, l'ho spiegato da più parti e su più interviste. Non è una questione di campanilismo, è il fatto che il dato grosso della Regione Marche è nelle Alte Marche, quindi rappresentato dal centro verso il nord delle Marche, in particolar modo nella provincia di Pesaro Urbino. Allora, visto che comunque la nostra provincia, grazie ad un lavoro straordinario di prevenzione, ricordo che insieme al prefetto abbiamo annullato la partita Ascoli-Cremonese e quindi abbiamo capito e percepito da subito la complessità di questo evento, la gravità di questa emergenza, e quindi abbiamo chiuso strade, scusate, piste ciclabili, giardini, parchi, abbiamo chiuso le scuole anche per il personale amministrativo, abbiamo messo in campo subito una fonica per invitare le persone a rimanere in casa. Molti mi prendevano per pazzo quando facevo dei video per invitare le persone a rimanere in casa. In realtà quegli atteggiamenti, grazie ad una straordinaria collaborazione dei cittadini, ha portato a un contenimento del contagio. Questo contenimento, che in proporzione nella nostra provincia è tra i più bassi d'Italia, ovviamente qualora si scegliesse di fare procedure di ripartenza differenziate per regione, noi venissimo accorpati alle regioni che ripartono per prime, ossia se riparte il Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo, noi che siamo territorio confinante, se le attività non le facciamo ripartire e nel confine ripartono, ovviamente mettiamo in grave difficoltà il futuro di quelle famiglie che già sono compromesse da questa emergenza. E quindi abbiamo chiesto al Premier di tenere in considerazione il territorio piceno, l'ho condiviso questa sera anche con il nostro vescovo, abbiamo fatto arrivare la lettera anche al capo della Protezione Civile Borrelli. È importante tenere in considerazione il piceno, che possa essere estrapolato dall'area come macroarea. Questo perché? Non perché vogliamo sostituirci alla comunità scientifica, agli scienziati. Noi ovviamente facciamo il nostro lavoro e, come abbiamo dimostrato nei fatti in questa emergenza, ho sempre dato affidamento alle notizie ufficiali, alle fonti ufficiali, dagli organi competenti, perché adesso più che mai la politica deve
ascoltare gli organi competenti, quindi la nostra ASL, la Regione, le fonti che arrivavano dal governo e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E su questo però abbiamo specificato nella lettera che qualora i contagi rimanessero tali e quindi continuano a scendere e continuiamo con questo numero e questo indice costante, possiamo riaprire le attività così come previsto per le altre regioni, proprio per non compromettere il futuro di questo territorio, proprio per non compromettere il futuro di queste attività commerciali, delle partite IVA che già faranno difficoltà a riaprire dal 4 maggio, se questo ci viene consentito. E quindi sarà difficile, più li teniamo a casa e più è difficile. E poi c'è una stanca collettiva. Le persone non ce la fanno più psicologicamente, fisicamente a rimanere in casa e quindi dobbiamo man mano passare dall'isolamento al distanziamento fisico. Io non parlo di distanziamento sociale perché noi dobbiamo avere la forza di rimanere uniti come società e quindi l'avvicinamento sociale, ma il distanziamento fisico. Questo è un messaggio importantissimo perché significa che la comunità deve ripartire tutta insieme, unita. E quindi, per sintetizzare la nostra lettera, se il governo stabilisce che il 4 maggio riapre tutta Italia, nessun problema. Noi rispettiamo le misure di sicurezza e i protocolli igienico-sanitari che saranno forniti. Ma se il governo stabilisce che le date sono differenti tra regione e regione per l'inizio della fase 2, il nostro territorio chiediamo che sia inserito e estrapolato come sud delle Marche e inserito insieme alle regioni che ripartiranno subito e credo che sia molto importante e quindi penso che sia un aspetto importante condiviso da molte partite IVA e attività commerciali. Credo che sia fondamentale questo aspetto, però come è fondamentale che vengano rispettate e continueremo ad essere rigidi anche con le sanzioni, sul controllo delle attività commerciali che riapriranno, a far rispettare tutti i dispositivi di protezione, il distanziamento tra le persone, il non assembramento, il rispetto alla sanificazione dei luoghi interni e dei prodotti che si vendono. Quindi ovviamente vogliamo far rispettare le linee guida che ci verranno prodotte dal governo e dalla task force, perché è importantissimo che rimane un regime rigido. Quindi con questa lettera voglio dire che non è usciamo tutti e torniamo fuori, anzi dobbiamo rimanere ancora di più a casa e però man mano ripartire con le attività e pian piano far ripartire, come dicevo, dall'isolamento al distanziamento. È un processo importante. Però deve essere graduale, quindi invito tutte le persone a non trovare una scusa per uscire, ma a cercare di dosare le uscite quando ci sarà possibile e cercare anche di rispettare questo processo graduale per tornare man mano ad una vita differente, ma almeno per poter uscire, poter riniziare a lavorare per molte attività. Credo che sia importante. Questo è quello che abbiamo chiesto e quindi attendiamo le linee da parte del governo e del nostro premier. E un altro aspetto importante che volevo comunicare nella serata è che oggi sono terminati i buoni spesa, il secondo avviso dei buoni spesa, sono arrivate circa 500 domande, quindi riusciamo arriviamo più o meno a un 1.000-1.100 famiglie da soddisfare. Ricordo che il primo bando erano circa 550 e quindi anche con questo oggi già dalle ore 16 abbiamo iniziato ad analizzare con la nostra commissione le domande. Ovviamente le domande sospette verranno mandate alla Guardia di Finanza. Ringrazio il comandante provinciale della Guardia di Finanza che farà un controllo sulle dichiarazioni mendaci. E quindi cerchiamo di rispondere a chi realmente ha bisogno, chi realmente ha una necessità. Da oggi pomeriggio abbiamo iniziato ad analizzarle per cercare al più presto possibile di andare a portare i buoni in casa, quindi non dovete uscire, li porteremo direttamente in casa con i nostri vigili della Polizia Municipale. E quindi penso che sia anche questo importante, lo abbiamo fatto in fretta, abbiamo fatto in modo
Esatto, infatti c'è stata una grande risposta, ma soprattutto siamo riusciti a compensare tutto quel fondo per rispondere alle reali esigenze delle famiglie e delle persone. Mi dispiace per tutti coloro che non sono rientrati. Chi magari ha i requisiti e non ha fatto ancora domanda, processeremo anche le domande che arrivano oltre il termine, quindi vi invito a farlo all'email del nostro protocollo. Ricordo che sul sito del Comune sono pubblicati tutti gli esercizi commerciali e le attività che accettano i buoni spesa, quindi chi li riceverà può trovare i locali dove può spenderli direttamente sul sito li trova. Abbiamo cercato di allargare la platea, come dicevo, quindi siamo passati da chi aveva strettamente bisogno ad una platea più larga e quindi siamo riusciti a completare. Ovviamente stiamo studiando una seconda misura anche per i primi 500, giustamente. Qualcuno ci chiede, presto arriveranno gli aiuti per gli affitti, anche oggi mi è arrivata una mozione di alcuni consiglieri comunali sul bonus affitti. Questo è un tema che riguarda il governo e noi faremo la nostra parte, saremo protagonisti anche su questa richiesta perché ovviamente abbiamo bisogno di un bonus per gli affitti per quanto riguarda sia le attività sia per i proprietari di immobili che sono ugualmente in difficoltà in questo momento e quindi saremo in prima linea e non indietreggiamo su tutti i livelli e su tutti i settori. Per quanto riguarda la consegna delle mascherine, abbiamo fatto una riunione del COC, ovviamente stiamo strutturando una consegna, cercheremo di portarle in casa, nelle cassette delle poste attraverso i nostri volontari, ci dovrà essere prima l'imbustamento, poi l'imbustamento e il sigillo per poi portarle nelle cassette delle poste, è un'organizzazione molto complessa, qualcuno dice altri comuni lo hanno fatto, però è chiaro che è facile portare e consegnare le mascherine, reperirle e portare a 2.000 famiglie, a 3.000 famiglie. Noi abbiamo dovuto fare la richiesta e soprattutto rispondere a 21.000 famiglie, quindi è un po' diverso e quindi comprendete la complessità dell'organizzazione e della difficoltà sia del reperimento e sia della consegna. Quindi cercheremo di darne due a famiglia, cercheremo di darne una chirurgica e una lavabile per cercare anche di avere un membro a famiglia che può riutilizzarla almeno per andare a fare la spesa e per uscire. Cercheremo di dare la risposta. Comunque ricordo che appena abbiamo avuto la disponibilità, ne abbiamo consegnate 100 per ogni supermercato, qualcuno è riuscito ad averla, poi sono terminate, siamo riusciti a consegnarle a tutte le RSA, stiamo facendo i tamponi alle RSA, tutte stanno risultando negative, lì abbiamo attuato dei controlli quotidiani e giornalieri per cercare di non far entrare nessuno dentro le RSA, ovviamente questo ha prodotto dei risultati importanti, però non dobbiamo abbassare la guardia perché se da una parte vogliamo riattivarci, dall'altra dobbiamo continuare a mantenere una linea dura perché dobbiamo continuare a tenere questo territorio isolato dal coronavirus e quindi dobbiamo mantenere alta l'attenzione e quindi non allentare nemmeno un secondo. Questi erano i tre argomenti principali di cui volevo parlarvi. Ora vi do qualche altra informazione, che può essere utile. Per quanto riguarda le Poste Italiane, abbiamo condiviso, una graduale riapertura delle filiali. Al momento, le filiali aperte sul nostro territorio con orario mattutino sono Ascoli Centro, Piazza Indipendenza, Marino del Tronto dentro al centro commerciale Albattente, quello di Via Sassari, Via degli Iris a Monticelli, quello della frazione di Mozzano il lunedì, mercoledì e venerdì, Monticelli invece martedì, giovedì e sabato, Via Sassari martedì, giovedì e sabato e la frazione di Progetto di Bretta il giovedì. Qualcuno ci chiede la riapertura del cimitero, ancora non siamo in condizione, se ci viene indicato la riapertura del cimitero ovviamente siamo ben lieti di riaprire il nostro cimitero civico, nel frattempo per andare incontro alle esigenze delle persone abbiamo messo un servizio che entro le ore 10 del mattino potete portare i vostri fiori attraverso il vostro fioraio nella protezione civile, i nostri volontari li porteranno nelle rispettive tombe o loculi per fare questo servizio perché pensiamo che sia importante perché molte famiglie vogliono portare i fiori ai propri cari defunti.
E se c'è qualcuno che ha la manutenzione della propria to della tomba dei propri familiari attraverso fiorai che fanno la manutenzione, quelli sono autorizzati ad entrare per curare il verde o i fiori. Per quanto riguarda l'Enel, in questo momento l'Enel ha provveduto a sospendere tutte le attività che potevano essere rinviabili, ce l'hanno comunicato oggi e quindi i lavori comunque che erano necessariamente, dovevano essere necessariamente seguiti, per il mantenimento del servizio elettrico verranno, mantenuti, e quindi ci potrebbe essere qualche sospensione improvvisa. Per questo motivo domani e dopodomani sa ci saranno due interruzioni programmate e volevamo informare i cittadini. Domani, giovedì 23 aprile, l'interruzione dell'energia elettrica dalle 13 alle 17 in zona Valle Senzano e Cimagallo. Invece dopodomani, venerdì 24 aprile, dalle 9 alle 13:30 nella frazione di Talvacchia Funti e Colle Funti. Oggi abbiamo avuto un comitato di sicurezza dove abbiamo parlato anche della giornata del 25 aprile. Ci è arrivata una lettera da parte dell'ANPI, ci è arrivata una direttiva da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla giornata dell'anniversario della lotta della liberazione. E quindi questa è la settimana che porterà sabato, il 25 aprile, al 75esimo anniversario della lotta di liberazione. Abbiamo concordato con il Comitato di Sicurezza e quindi con il nostro prefetto, dottoressa Rita Stentella, che andremo, il prefetto, io e il presidente provinciale dell'ANPI, Perini, a deporre una corona e lo faremo nel sacrario di San Marco, nel simbolo proprio a deporre una corona nel simbolo della lotta della liberazione. Quindi, per questo motivo, il 25 aprile al mattino saremo al monumento, al sagrario di Colle San Marco per rendere omaggio a chi ha combattuto per la lotta della liberazione e per la libertà. Il 25 aprile è la giornata di San Marco, così come il 1º maggio sarebbero state giornate dove molte persone potevano andare a fare scampagnate e andare magari a San Marco oppure in giro. Invito quest'anno a rimanere in casa, cerchiamo di contenere la nostra voglia di svago per l'ultimo miglio. Stiamo arrivando all'ultimo chilometro di questa lunga maratona per poi iniziarne un'altra molto importante, ma più entusiasmante di questa, visto che siamo stati tutti rinchiusi. E quindi vi chiediamo di rimanere in casa. Al di là di quale sarà il meteo del 25 aprile, non so se pioverà o meno, spero di sì, ma credo di no. E quindi cerchiamo di rimanere in casa e non usciamo, perché è molto importante in questo momento contenere il contagio del virus. Abbiamo fatto tanto, non perdiamoci con una giornata. E quindi, inoltre, volevo ricordarvi il progetto Compra i Nascoli, cerchiamo di comprare i nascoli, compriamo oggetti ascolani, compriamo dai nostri negozianti ascolani e cerchiamo di mandare i video a official.comuneap@gmail.com. Domani saremo alle 18:30 in diretta Facebook per la proclamazione dei vincitori del Carnevale di Ascoli. Chi vuole seguirla saremo in diretta Facebook sulla pagina del Carnevale di Ascoli. Anche oggi voglio fare tanti auguri a coloro che ce lo chiedono e soprattutto che hanno il piacere di condividere con noi questo momento. Facciamo gli auguri a Christian che lunedì ha compiuto 6 anni. Un abbraccio Christian e tanti auguri da parte mia. Tanti auguri a Valentino Esposto, volontario della Croce Rossa che oggi festeggia il suo compleanno. Auguri e grazie anche a tutto quello che fa insieme a tutti i volontari che stanno lavorando duramente in questa emergenza. Auguri al nostro amico Sabatino Albini, il mitico Sabatino Albini, da parte mia e da tutti gli abitanti di Colloto. Tanti auguri Sabatino, un grande abbraccio. Tanti auguri a Daniele Passarini che ha festeggiato ieri il suo compleanno. Auguri a Marisa Camilli che
che ci segue tutte le sere, anche lei ha compiuto ieri gli anni. Tanti auguri a tutti voi e infine voglio ringraziare Edoardo Pavoni, Federico Gaspari e Riccardo Di Matteo per aver dato vita a una raccolta per l'emergenza coronavirus. Sono arrivate donazioni per 5.320 euro e sono stati versati al Libano dell'area vasta, specificando come siano donati per l'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. E quindi vi ringrazio, grazie Edoardo, grazie Federico e grazie Riccardo e grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo bellissimo gesto e quindi vi ringrazio per questa donazione. Voglio ringraziare anche il Club Automoto Storiche Picenum, che ha donato 1.000 mascherine, grazie di cuore per il gesto, grazie davvero, e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e che ci stanno seguendo e che stanno condividendo questo momento, seppur difficile, ma tutti insieme, tutti sempre più uniti. Quindi io vi ringrazio per il grande sostegno, io continuo a rimanere sul campo di battaglia. Qualcuno mi dice sei stanco, ma la stanchezza non la sentiamo perché la voglia di uscire da questo momento e ricostruire la nostra città da zero dopo questa grande emergenza, ripartire con più forza di prima, più uniti di prima e per rilanciare Ascoli verso il futuro e noi saremo la destinazione naturale degli italiani per passare poi le vacanze quando sarà concesso, perché qui il distanziamento è naturale, perché c'è lo spazio tra collina, arte e mare, quindi questo è il territorio fantastico che renderemo sempre più accogliente verso i nostri turisti. E quindi voglio ringraziarvi e vi comunico che domani e venerdì non ci sarà la diretta, ma la faremo sabato sera insieme a Sandra Felicioni, che con la lingua dei segni per i nostri amici sordi e la faremo al centro operativo comunale. Quindi ci vedremo sabato sera alle 20 in diretta. Per tutti gli altri aggiornamenti potete seguirmi sulla pagina Facebook mettendo un like su Marco Fioravanti, seguendo la pagina Instagram o il canale Telegram Marco Fioravanti Sindaco. Quindi vi ringrazio, buona serata a tutti e un grande abbraccio.